Ciao, sono Mita e per BookMe ho deciso di leggere delle pagine da uno dei miei libri preferiti, Hanno tutti ragione, di Paolo Sorrentino. Mentre il ragazzo sgattaiola di corsa lasciando incustodito il garage, con quei borsoni a tracolla che non gli saranno di compagnia perché sta andando dritto dritto incontro ad un grumo bello solido di brutta solitudine. Ma non lo sa, perché tiene 18 anni. L'età delle atrocità a cielo aperto quella lì, né carne né pesce, né uova né verdure, disabituato alla vita, illusoriamente orfano della morte, digiuno della forza pressante vitale di tutte le quotidianità. Figli che avrebbero bisogno ancora di tante madri, ma poi si resta figli per sempre, questo è il guaio grave, sebbene non sia il solo, perché le disgrazie non si privano mai di un buon accompagnatore, diceva mia madre, sapendo il fatto suo e anche alcuni fatti degli altri. E poi tutta una serie di gestazioni maldestre, in quell'età maledetta che dovrebbero abolire. E questo subito ti rende insensibile all'essenziale, ondeggiante come il destino della formica. Tutto questo non è per niente un buon inizio, credetemi. Alle volte è solo una fine anzitempo. Ce ne sono rimasti sotto di giovanotti, altro che davanti allo stupore delle scoperte. Ci sono certe scoperte che non danno seconde possibilità. Però, come diceva mio padre, hai la vita davanti. Peccato che a 18 anni non la capisci questa frase così semplice, la vita davanti. Hai un rapporto col tempo alterato, drogato di false dilatazioni aberranti. C'è una prospettiva di infinito nel diciottenne, che si può tranquillamente considerare uno dei più consistenti crimini dell'umanità. Siamo a livelli di reati di altra fattura, come l'epurazione di una razza intera. Siamo nell'area dei tribunali internazionali, insomma, dalle parti di Norimberga. La porca verità è che capisci cosa significa avere la vita davanti quando quella si è posizionata tutta dietro, semplice come la sete. Allora l'uomo si moltiplica, diventa una folla di rimpianti. Ma questo non smuove le vite, le svaluta solo un altro poco, le accompagna con una lieve, elegante spinta di una mano da maggiordomo verso il cimitero affollato di cadaveri esperti. Chi l'ha inventata la vita? Un sadico, fatto di coca tagliata malissimo. Il cervello è meno scaltro e vispo di quello che ci vogliono far credere gli scienziati. Mentono, perché hanno bisogno di finanziamenti cospicui e vizia volontà. E lusingandoci, sanno fin troppo bene che verseremo loro parti cospicue dei nostri risparmi. Tutta la beneficenza è una storia di puttane e di clienti che si illudono di adocchiare, in fondo all'acciacco, l'immortalità.